fare Radio Radicale con il deputato Simone Valente del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Cultura di Montecitorio. Allora, oggi c'è stata la discussione sulle mozioni che riguardano le Olimpiadi. Volevo sapere qual è stato il vostro giudizio, che tipo di mozione avete presentato. Allora, noi abbiamo chiesto il ritiro della candidatura a Roma 2024 perché in questo preciso momento storico non ci sembra la priorità che lo Stato si indebiti ulteriormente per 20-30 anni come è successo per edizioni precedenti. Quindi pensiamo che gli investimenti devono essere nell'impiantistica sportiva, soprattutto nello sport di base, nella promozione dello sport, nell'educazione fisica nella scuola primaria e comunque in tutto l'investimento nel turismo sostenibile. Ecco, quindi siete anche favorevoli al referendum radicale? Siamo sempre comunque favorevoli a un coinvolgimento della cittadinanza, però su questo tema insomma abbiamo una posizione ben precisa. Ecco, secondo lei che tipo di dimostrazione hanno dato le altre manifestazioni che si sono svolte in Italia, Torino 2006, ma anche l'esempio di scuola che viene citato, che è quello di Atene 2000? Sì, gli esempi di Torino 2006 ma anche di mondiali di nuoto del 2009 sono esempi lampanti di come questa politica non è stata in grado minimamente di gestire dei grandi eventi. Potrei citare Expo, dove la corruzione è stata dilagante, e quindi in questa Roma, in questa capitale coinvolta in mafia capitale, non è proprio il caso di dare in gestione questo evento alla politica. Qualcuno, per esempio come Fassina, ha chiesto un controllo speciale sui conti, sulla pianificazione che dovrebbe essere fatta di queste Olimpiadi. A queste condizioni si potrebbe discutere? La pianificazione deve sempre esserci, però gli eventi passati dimostrano che c'è sempre un aumento del 176% rispetto al budget iniziale. In futuro sicuramente si potrà prevedere di fare delle Olimpiadi, non siamo contrari alle Olimpiadi in sé, però in questo momento ribadisco che non è la priorità per il Movimento 5 Stelle. Bene, la ringrazio l'onorevole Simone Valente del Movimento 5 Stelle.